discorso di Saracena può essere un discorso, diciamo, di eccellenza che viene fuori dall'ambito territoriale, però nell'arco del comprensorio del Pollino non è solo il comune di Saracena, sicuramente il più virtuoso, ma ci sono anche altri comuni come il comune di Firmo, il comune di Acquaformosa, il comune di Frascineto, che hanno dei valori di percentuale intorno al 50%, ma non sono queste le osservazioni che voglio fare, è quello che si è sentito questa sera, mi rivolgo anche al dottore Cianetti, che probabilmente ha molta più esperienza di noi nell'ambito del settore rifiuti, nell'ambito del settore ambientale, ma più che altro ha visto un po' in altre parti d'Italia quali sono queste, come diciamo, trattano questo problema. Il problema qui è non aver capito e non aver inteso un problema fondamentale, che è la mentalità politica del problema. Cioè, qui ho sentito discutere sindaci, assessori e rappresentanti diciamo, di istituzioni del problema della sipariti, del problema della gestione dei dipendenti, problema di costi, problema di... Per fare un esempio particolare, qui ancora in Calabria c'è la distinzione tra raccolta differenziata e smaltimento degli RSU. Non si è capito alle soglie del 2009 che la gestione dei rifiuti è unica. Ormai non si può fare la separazione tra raccolta differenziata. Gli RSU, il non riciclabile, fa parte della raccolta differenziata. Il comune di Saraceno non ha più i cassonetti, che significa che ha un sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani. Non possiamo giustificare il fallimento della raccolta differenziata con problemi che non si possono associare al COVID. Quindi il problema, per fare un paragone, il comune di Castrovillari, che dice di essere anche dal punto di vista della raccolta differenziata avanti, ha bandito o sta preparando un referendum su popolare dal punto di vista cittadino, su se aprire o meno la discarica di Contrada Campolescia. Cioè, i paradossi si trovano all'interno di questi discorsi. Volevo collegare anche a quello che diceva il buono figlio. Non è vero che... Sì, mi perdono. Se è avanzato sulle differenziate non deve bandire... Strano che bandisca un referendum per aprire o meno, non dovrebbe avere... No, nel senso che... Forse scusi quello che... No, sì, è questo, no, forse non sono stato troppo chiaro. Non sono stato troppo chiaro. Dovremmo chiedere un'autorizzazione a stare a cena domani per venire a casa. Cioè il comune di Castrovillari che si propone nel comprensorio del Pollino come un baluardo per quanto riguarda la raccolta differenziata, non la fa materialmente la raccolta differenziata e fa... applica. Ma il comune di Castrovillari paga 1 milione di euro all'anno per andare a conferire altrove. Il comune di Castrovillari invece di avere una percentuale del 6% di raccolta differenziata raggiunge un 40-45%, deve ancora 10.000 tonnellate che è un anno, già bandendo un referendum sbaglia perché spende quasi più soldi di quelli che risparmierebbe. Mi sta dando ragione. Cioè, loro abbandonano l'idea della raccolta differenziata per farsi una discarica. Questo non dico che ognuno dovrebbe avere una discarica al suo interno, all'interno del suo comune. Cioè, questa è una cavolata. Cioè, il comune di 20.000 abitanti sono 5 quartieri da 4.000 abitanti. Questa è una cazzata. Cioè, il problema, io contesto fermamente due cose che ha detto il signore. Cioè, non si può dire funzioni che il comune di 2.000 e non di 200.000. È un problema di mentalità. Anche nel discorso sostenente, siete ancora all'interno del circuito. Giustamente Gianluca dice le società miste. Hai ragione Gianluca. Anche questo è un elemento. È il concetto della società mista che è sbagliata. Oh, e allora perché non utilizzate le inefficienze non dalla singola? Perché non è che significa che la società mista Pollino Spape che sono... Ci sono stati anche gli amministratori che non sono stati corretti e così via, però qui non è che si criminalizza il management della raccolta, è il sistema che è sbagliato. Cioè la raccolta differenziata non si può fare, non si può affidare
a una società mista che prende una ventina di comuni e che rappresenta 200.000 abitanti. È impossibile poterla fare, perché la raccolta differenziata non si può fare con i cassonetti naturali. Io i cassonetti la notte del 19 di febbraio li ho tolti, io ho preso 4 camion e la mattina i cittadini si sono trovati senza cassonetti e sono stati costretti a... Non è vero, è una cazzata questo, signore, questa è una cavolata, cioè, non è vero niente. Io le posso citare delle città europee e mondiali dove si fa la raccolta di benzina. Che cosa? Allora, no, non è un attimo, un attimo, e sono milioni e milioni di abitanti. Io non accetto la tassa del Rossano. Rossano, posso dire una cosa? Rossano, anzi, cioè, a Corigliano, non me ne voglia nessuno, cioè, ma scusate un attimo. Ma quando io vengo a Corigliano e ci vengo spesso perché mi piace, eccetera, eccetera, ma se io non voglio offendere nessuno, me ne voglio bene, ma se io fossi sindaco di questa grande cittadina, ma non dormirei la notte, farei casino, arresterei qualcuno, non è possibile che di fronte a Versende durante l'estate c'era una montagna di rifiuti. Questo non sta né in cielo né in terra, dovrebbe essere la rivolta. Allora, i problemi di mentalità. Perché c'è qualcuno che butta, ma c'è qualcuno che lo raccoglie, qualcuno che lo consente. Oh, la Siparigna solo perché consente quella porcheria all'ingresso di Corigliano dovrebbe essere licenziata. Oh, è questo il problema. Un attimo. È una mentalità. Fatemi un attimo. Allora, vuoi essere contro le lettere, ci mancherebbe. No, ma dico.